Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo ora insieme questo nuovo video. Farò un pane a mano, senza impastatrice, con semola rimacinata di Altamura e farina di tipo 1. Seguitemi. Allora, eccomi qua. Ho preparato gli ingredienti, quindi le due farine, la pasta madre, l'acqua, il sale che metterò dopo. Ora vado a miscelare le due farine, quindi semola e farina di tipo 1. Mi fate spesso domande se potete cambiare farina, ma certo perché no. Sempre bene, sperimentare, provare altre cose al di là della ricetta. Questa è la pasta madre, un pezzettino 90 grammi. Ieri sera ho rinfrescato la mia pasta madre, ieri sera sul tardi, e ho lasciato un pezzettino fuori a temperatura ambiente. Le temperature si sono un pochino abbassate, quindi anche se sta più di 4 ore va bene lo stesso. Ora la sciolgo con una parte dell'acqua che ho preparato. Farò questo impasto a mano senza usare l'impastatrice, quindi direttamente nella ciotola molto semplicemente. Ora vi farò vedere. Sciolgo per benino e poi vado a buttare nell'altra ciotola sopra la farina, ma potete fare anche diversamente, buttare direttamente la farina. Adesso io faccio così, ok, pulisco bene la ciotola e poi aggiungo piano piano la farina, non la butto tutta insieme, vedete, ne metto un po' per volta, giro prima con la spatola, poi continuo con le mani. Ok. L'acqua per adesso non ho messa 3,80, ma vorrei azzardare un pochino di più. Adesso vediamo come si comporta l'impasto, come la farina si tira l'acqua. Vorrei arrivare a 400 almeno, quindi sono 500 grammi, 400 è l'80% di idratazione. Ecco qua, adesso impasto con la mano in questo modo. E continuo a mettere l'acqua. Io adesso qui in seguito farò anche dei tagli per non annoiarvi, però comunque bisogna impastare a lungo. Qui faccio una sorta, mi fermo qui, quindi una sorta di autolisi, in modo che l'acqua ne tira di più. Questa è una maniera per far assorbire più acqua. Quindi copriamo ed aspettiamo. Dopo 30 minuti andiamo a mettere ancora acqua. Ok, e impasto. Aggiungo ancora acqua. Ecco qua. Fa anche bene impastare un pochino a mano, ci rinforza i muscoli delle braccia. In questo caso la destra, però possiamo anche cambiare braccia, così facciamo un po' di esercizi. È troppo facile accendere la planetaria, l'impastatrice e far girare, no? Le nostre nonne, dopo tutto, facevano lo stesso il pane senza impastatrici. E poi va bene anche per chi non ce l'ha, non tutti hanno l'impastatrice. Adesso ci metto il sale, un cucchiaino, io non metto sempre non tanto sale, un cucchiaino sono all'incirca 7 grammi. E a pensarci bene lo potevo mettere direttamente nell'acqua, così si scioglieva un pochino. Anzi, fate così voi, mettetelo nell'acqua. Io adesso sono andata per istinto. Allora,
Intanto mi preparo una ciotola un pochettino più comoda. L'ho oliata così lavoro meglio. E continuo così con il pugno. Continuo per un bel po', eh. Insomma, 5-10 minuti. Fino a che l'impasto non comincia ad incordare, però a questo punto io aggiungerei altri 20 grammi di acqua, quindi arrivo a 400 grammi perché vedo che l'impasto la può assorbire, quindi aggiungo altri 20 grammi. Per l'acqua regolatevi sempre perché non tutte le farine hanno lo stesso assorbimento, non assorbono tutte uguali. Ad esempio la 0 o la 00 che io non uso mai, assorbe molta più acqua. Ecco qua, vedete che l'impasto già sta diventando più elastico, questo perché sta iniziando ad incordare. Se volete potete fare anche un passaggino dentro la planetaria, fate giro se non ce la fate ad impastare così tanto, eh. Però vedrete che poi piano piano incorda. Faccio anche delle pieghe così, cioè lo arrotondo così in questo modo. Ok, poi lo copro, lo faccio riposare un pochino, una trentina di minuti, e poi faccio un altro giro di pieghe. In questo modo, sempre in ciotola, arrotondando così. Sì, certo, ci voleva una ciotola un pochino più capiente. Se ce l'avete, fatelo in una un pochettino più grande. Ok, io direi che è pronto. Vedete, si vede che sta bene, l'impasto è bello liscio. No? Io direi di fermarmi qua. Quindi ora copro con la pellicola, e lo lascio fino al raddoppio. Eccolo qua. All'incirca 4 ore o 5, adesso sinceramente io non guardo mai, non è che mi segno le ore così ad occhio, pressappoco sono 4 ore e mezza. Come vedete è raddoppiato, è cresciuto, è ben lievitato. Adesso lo giriamo come al solito, la procedura pressappoco per fare il pane è sempre questa, eh. E lo giro sul piano di lavoro e andrò a fare le pieghe. Ok, ho visto in rete che adesso sta andando molto la laminazione. Che però io non credo sia adatto per tutti i pani, poi al limite ne faremo una solo per farvi vedere come si fa, che però quando alla fine è una sorta di pieghe, solo è allargato proprio sottile l'impasto e poi piegato. Qui facciamo le classiche pieghe a 3, ecco qua. L'impasto è molto morbido, avete visto, è ben idratato. Scusatemi ancora le unghie, il gel, vi assicuro che gel non è smalto. Non rilascia niente perché qualcuno mi fa sempre delle obiezioni, però lo voglio tenere un altro pochino, poi al limite lo tolgo. Tanto il pane lo mangio io, non lo mangiate voi, tranquilli. Copro e di queste pieghe ne farò tre giri di pieghe. Bene, allora io adesso con questo impasto non avevo idea quello che fare, se fare una pagnotta, un filone o qualcosa del genere, e ho deciso di dividerlo a metà. Naturalmente io metto sempre 500 grammi, massimo 600 perché se non mi serve per darlo ai miei figli, noi siamo in due, io poi seguo sempre un po' di dieta. Quindi non ne mangiamo tanto, però voi se volete raddoppiate oppure dividete questa dose a metà e fate una dose e mezza per fare più panetti, diciamo. Ok?
Qui ho deciso di fare quindi due filoncini piccolini, quindi ho diviso a metà senza pesare proprio ad occhio, e procedo così, incrocio così per formare il filoncinetto. Sono due filoncini proprio piccolini, piccolissimi, molto morbido. Metto un po' di semola sulle mani. E poi lo chiudo, formo anche quell'altro in questo modo. Ok, e beh, molto idratato, poi la semola tende un pochino ad appiccicare. Eccoli qua. Ok, una volta formati, adesso li metterò in due cestini. Anche se non ho i cestini piccoli, sono medi, però non importa. Poi la crescita, la vedo, la seguo lo stesso anche nei cestini. Ci metto la semola sopra, dentro i cestini, sotto, e li metto sempre con la chiusura in sopra. Ok. Scusate il sottofondo, qui si sentono cani che abbaiano, macchine. Questo microfono attira tutto. Ok, copro e li lascio. Io penso non ci vorrà molto, quindi un paio d'ore, massimo 3 ore. Ed eccoli qua. Una volta pronti, io naturalmente ho acceso il forno già più di mezz'ora, quindi per portarlo a temperatura. Il forno l'ho messo a 2,50, ma poi ho abbassato subito a 2,30 perché non voglio farli venire troppo scuretti. Quindi poco prima di infornare li preparo. Il mio forno, come al solito, questa volta ho messo soltanto uno spruzzo di vapore, altrimenti di solito ne metto due. Vediamo se riesco a fare dei tagli velocemente, quindi ne farò uno con i tagli trasversali. Così affondo poi un pochino anche per traverso con la lama per traverso. Facciamo sempre attenzione con la lametta, se naturalmente fate con la lametta, e l'altro farò un taglio così in questo modo. Ok, quando il forno, scusate, è a temperatura, faccio scivolare con la pala la carta forno sulla teglia calda. Ed eccoli qua, non vi preoccupate se si adagiano un pochino quando state tagliando, se l'impasto è molto idratato, perché poi si riprendono subito, guardate, con il forno ben caldo si sono subito alzati. E ho abbassato come al solito gradualmente, adesso poi vi scrivo per la cottura e sono pronti con 50 minuti. Come al solito lascio un pochino a spiffero. Però, a parte quello che vi dico, regolatevi con il vostro forno, perché non tutti i forni naturalmente sono uguali. Bene, adesso messi sulla gradella, sarebbe meglio metterli in piedi, in verticale. Una volta freddi, adesso sono un pochino tiepidi, a me piace molto il pane caldo, sinceramente. Tagliamo. Beh, io direi che va bene, va molto bene, calcolando che questo pane è fatto con semola e tipo 1, va benissimo. È bello croccante e molto profumato. Bene, amici, io vi invito a condividere i miei video, mi raccomando, condividete, questo per aiutare il canale a crescere, a far crescere il canale. Iscrivetevi se non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per le notifiche e naturalmente lasciate un like. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao!